Eccoci. Allora, buonasera innanzitutto. Buonasera, buongiorno. In questo video voglio farvi vedere come, diciamo, recuperare, se siete batteristi praticamente, come recuperare una vecchia batteria per trasformarla in un set, diciamo, per locali piccoli, che purtroppo in Italia, almeno qui a Pavia, c'è una moria di locali che fa schifo. E tra l'altro, se ci sono locali, quel cazzo che ti fanno suonare, a meno che non fai un tributo a Vasco Rossi. Mi spiace, devo dirlo. Comunque, mi sono già portato avanti quei lavori. Allora, come potete vedere, questo qua è un tom da 12. Questo qua è un tom che deriva da una batteria che ho acquistato nel 2000. A 14 anni, sto tom qui, e li ho visti in tutti i colori. Però ho detto che, piuttosto di buttarlo via, proviamo a sistemarlo un po'. E niente, allora ho cominciato a sezionare tutto. Ma va bene che qui, come vedete, ci sono tutte delle specie di ghirigori, lavorazioni varie. Sono tutti esperimenti che ho provato lo ammetto, l'ho provato con scorie varie e tutto, quindi per la lavorazione del legno. Ho detto, vediamo di trasformarlo. E allora mi sono già portato avanti tagliando questo e poi cambierò le pelli e tutto. E questo è il primo tom. Questa è la parte che ho, diciamo, levigato a mano, tagliato a mano e levigato a mano, che perché qua vedremo poi se chiuderlo con l'altra, con la contropelle e tutto. Quindi per il momento questo qua è il primo tom e già, diciamo, che si è ridotto parecchio l'area che mi serve per andare a suonare. Poi faremo lo stesso col timpano da 14, un timpano sospeso anche così, e la cassa da 22. Niente, adesso vediamo di, ecco, dopo logicamente lo grafferò e magari gli facciamo quattro pirografie, insomma, perché per me i supporti sono un po' come il maiale, non butto via niente, quindi supporti che lavoro. Questo, se lo volete, ve lo regalo, non mi sembra caro, ok? Adesso faccio il bus, e per fare il bus, e per fare al bus, la puntina di travani, dei ciavani, questo, e poi dopo, praticamente, noi ce la diremo. Almeno che, e per fare al bus, il bus, un po' veloce. Vabbè, per adesso per il momento abbiamo questo. Andico trapanino. Nino. Thank you.
no, se vede un cazzo. Ah, se vede un cazzo. Adesso siamo alla fase più delicata, ovvero quella di riprodurre, diciamo, rifare gli stessi buchi di qua. Cosa sono i buchi? Ricordiamo, avete visto, ma ve lo faccio rivedere, dove andranno applicati i tiranti, diciamo, i blocchetti dove poi ci sarà appunto la vite che tirerà la pelle per accordarla. Come detto, visto che a quanto pare la distanza minima qui è insufficiente, dovremo spostarlo logicamente non al centro, perché al centro ci sarà il pirrone qua che sorregge il tom, la macchinetta, il blocchetto che sorregge il tom. Quindi lo facciamo un pelo più spostato di qua. Adesso vediamo un po' tutte le misure. Sì, potremmo spostarlo di 2,25, ok, quindi da qua lo spostiamo di 2,25, ok, poi dopo verrà sfalsato di qua, sfalsato di là e tutto. Allora, individuato finalmente le misure da qui a qui, insomma, con mezzi proprio casalinghi, riusciamo finalmente a finire le linee, insomma, a proseguire col lavoro. Così, il primo è fatto, il primo bus, the first bus. L'altro non è un buco, è uno svaso, uno scasso, uno svaso, io che non voglio la punta. Cioè, prendiamo il trapanin ancora, trapanin, vediamo di sboracchiare. Vediamo se basta. Pronto, eccolo qua, e questo è il primo. Forettino sotto, ricordiamo, anche rima. Così, ricambiamo sta minchia e sbasiamo ancora. Orbene, riavvitati tutti i componenti, facciamo la prova del 9. Quindi, pelle, marcia. Niente, pelle, marcia, non è che... E proviamo a puntare in su. Questa pelle, per due anni. Dive.
Almenarello. Almenarello. L'erane. Eccolo qua. Pronti. Guarda che bello. Arello. Vai. Proviamo il secondo cenno. Secondo ton. È il timpano. Fatto questo, facciamo, uniamo i punti, cioè unisco i punti di riferimento che mi sono appena dato. Per festeggiare l'avvenuta modifica, sì, non mi veniva però, anche del timpano, pronti, pelle nuova, quindi questa qua quando era a dargli il culo, quindi pelle nuova, ovvero sentiamo anche se suona e come suona. La cassa. It's the moment of the cassa. Che schiena è il momento della cassa. Ora, la cassa, come dicevamo, è l'organo elemento più importante, almeno per me. Ok, ecco qua la cassa, se non sembra. Piccinina,
Mi siedo. Siamo giunti alla fine di questa prima parte. Sentite il ventolino qua. Sto facendolo perché adesso mi sono messo a carteggiare i fusti. Questo rimane sempre un po' più scuro perché insomma il colore diciamo che ormai va preso, però tanto ci batte il caso perché tanto poi faccio lo stesso colore che gli altri. Come ricordavamo che il timpano e la cassa. La cassa. Adesso vado, mi procuro un bel soggetto, potrebbe essere una striscia d'amore, vediamo cosa faccio e poi vediamo di pirografare il tutto, almeno li facciamo qualcosina di carino. A dopo.